per noi questo appuntamento, il memorial dedicato in onore a mio padre, è sempre qualcosa di molto toccante per me, per la mia famiglia, per mia mamma, mia sorella, per mia moglie, perché comunque riecheggia ed è il ricordo di mio padre. E quindi al di là del valore meramente sportivo, c'è proprio un valore intrinseco forte a livello morale, psicologico, ed è un ricordo veramente indissolubile che non dimenticheremo mai, anche perché, come ho sempre detto, tutto è nato grazie a mio padre, perché ha fondato l'azienda, l'Ital Service, e senza questa azienda non avremmo potuto creare questa bellissima realtà, questa bellissima squadra, questa bellissima società sportiva. E quindi ecco, per noi è un valore, è una giornata molto toccante, molto importante. Gli avversari sono l'L84 di Torino, una società meravigliosa, una società molto solida, che diciamo è una neopromossa, è venuta su dalla 2, però ha una grandissima caratteristica, cioè di aver inserito nel loro staff dirigenziale Marchisio, ex giocatore della Juventus. Quindi hanno questa collaborazione con Marchisio, che è per loro uno sponsor importante, ma è anche un dirigente. E quindi ecco, questa dimostrazione di quanto il calcio 5 si stia avvicinando al calcio 11, e probabilmente ci sarà a Pesaro anche Marchisio sabato pomeriggio ad onorare questo memorial. E a me fa molto molto piacere, siamo molto contenti di questa scelta e di invitare questa meravigliosa società qui nella nostra città. Noi continueremo ad allenarci a Fano e giochiamo a Pesaro, perché comunque il palazzetto ci serve per le partite interne casalinghe, anche perché abbiamo fatto una campagna abbonamenti importante, dicendo ai nostri tifosi che avremmo giocato a Pesaro, quindi per forza di cose dobbiamo giocare al Palafiera, che non è più Palanino Pizza. E quindi ci organizziamo così. Chiaramente ci sono dei disservizi, perché i giocatori da Pesaro devono andare a Fano, l'Under 19, l'Under 17, l'Under 21 che fanno campionati nazionali devono andare a Fano. Ci dispiace, perché comunque il comune non ci sta dando quelle attenzioni che avremmo voluto e di cui pensiamo di meritarci.